fare una domanda sull'INF. Se non mi sbaglio, l'INF, che è anche appunto sede di Ars Electronica, quindi di visioni contemporanee verso il futuro, ma è anche la città, è stata la città natale di Adolf Hitler, che è una persona di altre visioni, ahimè, funeste. Mi pare che nel programma di l'INF non sia stata rimossa questa cosa, anzi sia stata affrontata con un certo coraggio. Ecco, mi interesserebbe sapere qual è stata la recezione della popolazione e come è stata accolta, anche perché non a caso Ravenna, la Romagna, è l'area in cui è nato Mussolini, quindi ci stiamo domandando, ci sono delle resistenze, perché da noi in Italia facciamo più fatica ad affrontare il nostro passato, però poteva essere stimolante capire qual è stata la strada scelta da lì. Grazie. I'm very happy about that question, because that was one of our preoccupations for the year. When I met, when I arrived in Linz in 2005, I did not know Linz before. Very soon there came an English journalist, and he asked me as an artistic director, how do you solve the problem with the Führer? And that's true that Linz was a city, or is a city, which was very, very strongly marked by the German fascism. It's the camp of concentration of Mauthausen, which is 20 kilometers from Linz. Hitler spent his childhood in Linz, the first Wagner opera he heard in Linz, and so on. And so we took the decision to realize a lot of projects on the memory of the city in the public space. To see, for example, here, this is in the public space, we had 63 places in the city where graffitis were sprayed on, and stories of the Nazi terror or the resistance or other interesting parts of the history were told. And that was publicly very seen. The second project is this one. It's a building which was built during the fascism by the prisoners of Mauthausen, and the place where this building stands now was before owned by a Jewish family, and an artist proposed to pick off the how do you say it in English? The facade, and to look symbolically, to look behind the facade. And the stones which we have built up were put here in the columns in an empty window shop, in the video installation told about the construction of this building, which enterprises were, which companies were involved, and so on. And I can remember in summer 2009, I met a group of Israeli citizens here, 80 years old, who were born in Linz and had to flee Linz in 1938. And that was the first time they came back, and they stand before this building and they cried because they said, it's the first time that my city really knows the responsibility of that, what happened. We had a lot of discussion about that in the city, but that was really like a catalyst for overgoing this dark phase of history. Sorry for the Beh, sono molto contenta di questa domanda che mi ha fatto, perché devo confessare che all'inizio anch'io ero un pochino preoccupato. Io sono arrivato a Linz nel 2005, prima di allora non conoscevo questa città, e un giornalista inglese mi chiese proprio direttamente come intendevo risolvere il problema del Führer.
È vero, questa città ha svolto un ruolo chiave, comunque è stata fortemente, diciamo, segnata dal fascismo tedesco, non solo perché Mauthausen si trova a 20 km, ma appunto perché ha dato i natali al Führer, perché lì vi ha trascorso la parte della sua infanzia, anche perché molte operazioni partivano proprio da questa città. E noi abbiamo cercato di dare risalto alla memoria della città utilizzando soprattutto gli spazi pubblici. Ad esempio, in 63 luoghi della città abbiamo, diciamo, scritto con la tecnica dei graffiti le storie del passato di Linz riguardanti episodi o del terrore nazista piuttosto che della resistenza, piuttosto che di altri episodi, e questa iniziativa era davvero molto visibile, di forte impatto visivo. Un'altra iniziativa invece ha riguardato questo edificio che fu costruito durante appunto il periodo del regime fascista, e fu costruito fisicamente e materialmente dai prigionieri di Mauthausen, ma la sede dove fu costruito questo edificio era di proprietà prima di una famiglia di ebrei. L'artista che si è occupato di questa iniziativa ha deciso di togliere l'intonaco dall'edificio proprio per rifarne rivivere la costruzione, la storia. E poi al piano terra è stata creata una videoinstallazione che raccontava appunto come era avvenuto tutto il lavoro, chi se ne era occupato, quindi con tutti i dettagli. Nell'estate del 2009 ho incontrato un gruppo di israeliani che erano tornati a Linz dopo essere fuggiti nel 1938, erano fuggiti da Linz nel 1938 e avevano circa tutti sugli 80 anni, giù di lì. E devo dire che sono rimasti impressionati e sono scoppiati in lacrime di fronte a questa mia installazione, perché mi hanno detto che per la prima volta la loro città si assumeva pubblicamente la responsabilità di quanto era successo. E quindi davvero questo elemento della storia è stato un elemento di forte discussione, ma anche una grande opportunità, un grande catalizzatore per permetterci anche di superare questa fase così oscura del nostro passato, del passato dell'Austria. Temporary, from the beginning on, it was fought like this because this building is patrimoine, is on the cultural heritage. And when I, the first time when I talked to the mayor about this project, he said, "You are stupid. You are ill. You can't never. You will realize such a project." He was not against, but he said that to get the permission to realize such a project will be so difficult, because we will have to meet the owner, which is the state, not the city, but the state, and we will have to get the permission from the cultural heritage officer. And I passed really about 10 hours of discussion, twice 5 hours of discussion with the cultural heritage officer to explain and to make him clear the sense of the project, and what we had to promise to finally to remake the facade and so on. And I think that's quite good, as this project was a temporary project, because with the time going, the graffiti will disappear. And so it's more, even more visible when it's temporary. If you have stones or plaquettes in houses, after some time you do not care anymore. So temporarily to be active on that is artistically more interesting. Questo edificio faceva parte appunto del patrimonio artistico-culturale, quindi quando parlai per la prima volta di questa idea al sindaco della città mi disse che è una cosa assurda, infattibile, non era contro il progetto, ma mi disse che aveva avuto grossissime difficoltà a ottenere tutti i permessi necessari, e anche perché dovevo parlarne con il proprietario dell'edificio, che è lo Stato e non la città, e poi dovevo convincere anche la sovrintendenza dei beni culturali a consentire tutto questo. Devo dire che ho trascorso veramente decine di ore nel convincere e far capire anche la valenza e il significato di questo progetto, che coinvolgeva ovviamente anche il rifacimento della facciata in questo modo. Però volevo anche aggiungere che a volte le iniziative temporanee, come quella dei graffiti, che poi appunto
graffiti con l'usura scomparivano nel tempo, a volte possono avere un impatto ancora più forte perché sono molto visibili per un periodo limitato, perché a volte quando qualcosa è sempre sotto gli occhi, una targa o un cibo commemorativo, poi col tempo non lo si vede più, invece una cosa temporanea è in quanto tale forse crea anche più impressione. Grazie, abbiamo tempo ancora per un'ultima domanda. Qualche altra curiosità da parte magari dei nostri giovani volontari? Catina? That's a recommendation which I would have liked to give you also on the way. I have the impression that in the team of Ravenna 2019 are really working a lot of very professional and competent people with a high education and an excellent knowledge of the city. Nevertheless, I would recommend you to invite regularly people from outside who have developed a certain competence in an ethnological view on the strengths and the weaknesses of a city. I made the experience, there is an English guy, for example, I forgot his name, but he's rather famous, which we invited in Linz for a week, and he spent a week in the city, and after that we met him as a team, and he said what happened to him in this week, what he saw, what he did not see, what he missed, what he discovered, and so on. And well, I was not in Linz, even I had a lot of things I saw a lot of things where the citizens of the city said, I never thought about that. Because, for example, I found that Linz is a very green city. It's an industrial city, but it's nevertheless, it has a lot of parks inside. It has the Danube inside the city. It's in the middle of the city is the only city in Austria and in Germany where the big river of the Danube really crosses the city. In Vienna it passes by, and it's not important, the Danube. All these remarks, all these analyses from outside were very important to develop a strategy. So to cross the competence of people who know very well the inner function of the city with this ethnological view from somebody from outside can be very helpful to build up your project. Beh, ho avuto l'impressione che nel team di Ravenna 2019 lavorino persone estremamente professionali, competenti, che hanno un'ottima conoscenza della città. Tuttavia mi sento di così suggerirvi o comunque di dirvi che è importante anche invitare persone che provengono dall'esterno e che hanno sicuramente uno sguardo etnologicamente competente per, diciamo, subito individuare quali possono essere i punti deboli o forti di un luogo. Noi ad esempio a Linz invitammo un inglese, di cui ora mi sfugge il nome, che rimase lì una settimana e dopo appunto che trascorso la settimana lì lo incontrammo e ci disse quello che aveva notato, quello che gli sembrava mancasse, quello che aveva scoperto, quindi ci diede, diciamo, un feedback sulle sue impressioni. Io stesso, non essendo di Linz, devo dire che ho subito notato delle cose, ho avuto delle riflessioni e quando poi le ho trasmesse a gente invece del posto mi hanno detto ma guarda, io non ci avevo mai pensato, non l'avevo mai notato.
Quindi, ad esempio, Linz è una città che, sebbene sia industriale, è molto molto verde, ha tanti parchi, ed ad esempio attraversata proprio al suo centro dal Danubio, anche questa è una particolarità che la differenza da altre città che sono lambite dal Danubio, come Vienna, ma non così attraversate nel suo cuore. Quindi davvero credo sia importante fare un'analisi che coinvolga anche uno sguardo esterno, che vi permetta poi di mettere a punto una strategia quindi molto più completa. Grazie davvero Ulrich, perché ha portato appunto ancora una volta lo sguardo dell'Europa qui a Ravenna. Ci rivediamo al Teatro Lasi oggi pomeriggio 16:45, quarta traccia, Immaginare l'immaginare.